Vidrala Italia è la filiale, la sede italiana di un'importante multinazionale spagnola che si occupa di produzione di bottiglie in vetro. Allora abbiamo qua con noi il dottor Giovanni Cussino, che ringrazio per essere in nostra compagnia. Grazie a voi. Ci può parlare un po' della storia di questa azienda che appunto nasce in Spagna ma poi ha in Italia una sua importante declinazione? Sì, il gruppo nasce negli anni 50, all'inizio degli anni 50, nei Paesi Baschi, a Bilbao. È cresciuto inizialmente sviluppando nuovi forni, quindi nuove unità produttive, e negli anni 2000, con il cambio della strategia, si è cominciato ad acquisire concorrenti, acquisire stabilimenti. Nel 2005 ha fatto il suo ingresso in Italia acquisendo uno stabilimento che era già presente, che già produceva vetro e quindi è entrato nel mercato italiano. Nello specifico lo stabilimento di Corsico produceva vetro già dal secondo dopoguerra. È uno stabilimento diciamo storico, produce vetro e tutti gli stabilimenti che producono vetro, bene o male, sono dislocati vicino al Naviglio proprio perché storicamente la sabbia già arrivava coi balconi, quindi è una zona storicamente molto vocata per la produzione del vetro. Lei che ruolo ha in Vidrala Italia? Sono direttore commerciale, mi occupo appunto di seguire il mercato italiano e le strategie per quel che riguarda questo mercato. Ha delle peculiarità il mercato italiano che quello spagnolo non ha, immagino. Sì, sono mercati per certi versi simili e per altri differenti. Sono simili perché entrambi sono diciamo dislocati nella parte meridionale dell'Europa, quindi i prodotti chiave per noi sono il vino, l'olio, come per il mercato spagnolo. Ha però alcune differenze legate proprio alla caratteristica geografica del mercato, quindi alla dislocazione dei differenti clienti. In Spagna, ad esempio, la parte, diciamo, olio è molto meno importante rispetto al mercato italiano, però sono differenze, diciamo, peculiari. Il significato della filiale della sede italiana è quella di una competenza geografica oppure ci sono delle specificità che competono a questa parte? Sì, diciamo, lo stabilimento italiano produce il 100% del fabbisogno nostro, del nostro mercato italiano. È ben posizionato perché è, diciamo, vicino ai più grossi centri di imbottigliamento. Il vetro è un materiale, nella bottiglia di vetro, il contenitore in vetro è un materiale, è un contenitore per antonomasia, quindi si trasporta aria. Quindi la distanza dal tuo cliente è molto importante. Io dico sempre che si sta allo stesso quantitativo di bottiglie sia piene, però chiaramente col valore del liquore, della birra, del vino dentro, che quando si trasportano vuote per consegnare al cliente. Quindi la posizione è strategica. Normalmente siamo competitivi nel raggio di 600 km. Quante persone impiega in Italia Vidrala? Siamo circa 200 persone, lavoriamo 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, È un grosso impegno allora. Natale, Ferragosto sì, assolutamente sì. Non si possono fermare le unità produttive, i forni chiaramente non si possono spegnere. Parliamo un po' di ambiente, dottor Cussino, perché so che Vidrala ha una forte attenzione a questo argomento. Sì, chiaro, il vetro è sinonimo di riciclabilità, di rispetto per l'ambiente, però non si può produrre vetro se non nel pieno rispetto dell'ambiente. Quindi non solo il prodotto deve essere ecologico, ma anche le modalità con le quali si produce. Noi abbiamo sviluppato dei progetti pionieristici per quel che riguarda le emissioni. Per dare due dati, nel 2012 abbiamo emesso meno CO2 di quello che ci era consentito emettere, quindi stiamo andando sotto le richieste del comparto del settore dell'autorità. E per quel che riguarda invece il prodotto, abbiamo prodotto sempre nel 2012 il primo contenitore in vetro al mondo, certificato con diciamo, un pedigree ambientale, nello specifico si chiama EPD, la certificazione. Detto in parole semplici, significa che noi abbiamo tracciato la CO2 prodotta dall'inizio fino alla fine della produzione e dell'utilizzo della bottiglia. Sono due vie che percorriamo, quella appunto del prodotto e quella della produzione, volte a avere un prodotto 100% ecologico, ma anche prodotto in maniera ecologica. Qual è la situazione della raccolta differenziata del vetro in Italia? Questa
È una domanda che ci sta particolarmente a cuore. Ogni bottiglia che lei vede sullo scaffale in Italia è prodotta circa per il 70% con del vetro riciclato. Quindi si può dire che ritorna mediamente 7 bottiglie su 10 ritornano. La situazione non è così male del riciclato, però potrebbe ancora migliorare parecchio. Quello che la nostra azienda, diciamo il comparto vetro, normalmente richiede è la qualità del materiale che viene restituito. Uno dei grossi nemici del riciclo del vetro è la porcellana, per esempio, quindi molte persone dove buttano il bicchiere buttano anche chiaramente la tazzina, e quello per noi è un grosso problema. Per il resto, quindi la quantità di riciclato, come dicevo, la situazione è piuttosto buona. Un piccolo particolare che però dalla misura, noi potremmo utilizzare molto più vetro riciclato di quello che attualmente utilizziamo, ma non ce n'è sufficienza. E il fatto che non ce ne sia sufficienza è anche legato al fatto che noi siamo un paese prettamente esportatore. Noi produciamo bottiglie di vino vuote, le vendiamo ai nostri clienti che le imbottigliano e le mandano in tutto il mondo. Il nostro vino fa migliaia e migliaia di chilometri, e quindi poi l'utilizzatore lo butterà nella campana del vetro del paese negli Stati Uniti, piuttosto che in Regno Unito o dove esso sia. E quindi a noi poi quella bottiglia riciclata manca. Quindi viviamo un po' di questa carenza. Per certi versi, benvenuta. Benvenga. Esatto. Avete molti competitor in Italia? Sì, il mercato del vetro è piuttosto frammentato in Italia. È ben presidiato, tra l'altro. Sì, siamo il secondo paese produttore in Europa per quel che riguarda la produzione di vetro in tonnellate, proprio vetro puro. Abbiamo dei competitor che sono molto più grandi di noi, altri competitor che sono più piccoli, siamo più o meno situati nella fascia intermedia. Come di produzione. Come dicevo prima, il vetro però si fa fatica a trasportare, e di conseguenza anche la dislocazione dei nostri competitor è geografica, nel senso ci sono dislocati bene o male lungo tutta la penisola per poi servire le differenti macro aree. Ecco, in un prodotto apparentemente semplice come una bottiglia di vetro, cos'è che gioca le differenze? Beh sì, effettivamente il vetro lo si fa ancora come lo facevano i fenici, nel senso il processo produttivo non è cambiato moltissimo, sono cambiate però delle piccole accortezze che hanno però stravolto la produzione, nel senso sebbene il vetro sia ancora principalmente fatto con sabbia o con vetro riciclato, però sono intervenute delle migliorie a livello tecnologico nel processo che hanno permesso principalmente una cosa: rendere l'articolo in vetro, il contenitore, più resistente e quindi hanno permesso l'alleggerimento. Il consumatore magari non se ne accorge, ma negli ultimi 20 anni le bottiglie si sono clamorosamente alleggerite, mantenendo le stesse caratteristiche di resistenza. Questo perché? Perché è un modo che si dà al nostro cliente di risparmiare, di avere meno peso nel trasporto per il consumatore quando porta il contenitore a casa, chiaro, fatte salve le garanzie di qualità. Il processo è piuttosto pesante, come si può immaginare, abbiamo detto prima 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, però con un grandissimo contenuto tecnologico, volto proprio alla perfetta distribuzione di vetro all'interno dello stampo e di conseguenza alla migliore resistenza del contenitore, a rendere resistente un materiale che per antonomasia è fragile. Ecco, un'ultima domanda, dottor Cossino, perché poi purtroppo il tempo è terminato. Visto che in queste bottiglie è contenuto un liquido che immettiamo nel nostro corpo, qualunque esso sia, e lì trascorre mediamente anche un lungo tempo, quali garanzie ha il consumatore che quella bottiglia di vetro non contenga sostanze che magari possano essere nocive? No, questa è una domanda interessante. Grazie. Per il mondo del vetro, perché il vetro al giorno d'oggi è l'unico materiale totalmente inerte conosciuto. Ecco. Non cede alcuna sostanza nociva, anche legato al fatto che non la contiene, però la contonesse non la cede. Le dico di più, il vetro è un materiale che accompagna la storia dell'uomo da millenni. Sono state trovate bottiglie affondate nel mare con navi romane. Analizzato il contenuto di vino, si è ritrovato che non c'era nessunissima cessione. Quindi, a differenza di altri materiali che possono cedere, il vetro è totalmente inerte.
anche con liquidi particolarmente aggressivi, quindi molto alcolici o molto acidi, che aggrediscono chiaramente il contenitore. Quindi il vetro ancora oggi, dopo millenni, è una soluzione adeguata. Assolutamente, ecco, sì. Quello della Vidrala, diciamo, in particolare. Esatto. Vogliamo dirlo. Allora, io ringrazio Vidrala Italia, dottor Giovanni Cussino, per queste informazioni. Grazie a lei. Io ringrazio naturalmente anche tutti voi per aver seguito ancora questa puntata di Caffè 900.